Oh, hai rotto il cazzo! Ma pure l'entarcesso me devi fare video! Bene ragazzi, siamo grazie, siamo tornati con un nuovo fuck! Ragazzi, c'è tipo il fuck con più domande della storia, perché abbiamo tipo 400 commenti, troppi. Sono troppi? Sì, sono tanti. E quindi abbiamo cercato di prendere le domande più carine, più che non hanno mai risposto. Più che non hanno mai risposto. Più che non hanno mai risposto. Vabbè, comunque, cominciamo subito con la prima domanda che ce la fa Giorgia Colzani. E ci dice di scambiarci il cappello praticamente, di fare il video io col cappello suo e... Io con i capelli suoi. Praticamente, una cosa del genere. Comunque dai, dammi sto cappello del merda. Cazzo, ma guarda i capelli tuoi. Ma te perché ti metti il cappello? Perché sei un coglione. No, perché ho i capelli lunghi, pezzo di merda. Ti taglia dei mani. Sta stai zitto, te, che c'hai i capelli che pare una... Ma vaffanculo, va. Vaffanculo, te. Pezzo di merda. Il cappello, con i capelli che... E così ci abbiamo risposto anche a... Ma sa che è un po' largo per te. Mi sa. Così abbiamo risposto anche a... Oddio, ma se c'è i pitocchi? No, li mamma, sei i caminocchi. Vabbè, perché io... è brutto, è cattivo. Comunque no, questa è la domanda anche di Alessandro Maressa, che ci chiedeva di insultarci. Poi Daniele Cito ci chiede: fate la guerra con il ghiaccio. Non so se è a fuoco, stiamo andando sono a fare. Andando a fare la guerra col ghiaccio. Io sono, sì, ovviamente sono Daryl Dixon, perché Daryl Darryl. The Walking Dead. E qui la penombra come. Si cominciano a vedere prospettive molto... Andiamo a fare sta guerra col ghiaccio. Esci fuori, pezzo di merda! Vai, esci fuori! Vai! Vaffanculo, vai! Pezzo di merda, stronzo! Tanto penso che abbiamo vinto la guerra. Siamo un po' idioti comunque. Vale Roma ci chiede se saremo a Romix di aprile e ci dice che lui è l'admin della pagina Noi che siamo Cosprax. Vabbè, noi che siamo i Granas, comunque sì. Ciao Valerio, grande. Grazie per a Romix, no? Sì, probabilmente ci saremo, yes. 90%. Yes. Salvo imprevisti finali proprio dei primi dei giorni prima della Sierra, comunque ci dovremmo stare. Della Sierra, Della Sierra, della Sierra positiva. Della Sierra Leone. E quindi ci dovremmo stare, probabilmente, sicuramente ci siamo. Pulisco per terra, pulisco. Salvo ci chiede. Leggete leggiamo. Leggete la domanda a testa in giù. Porco due, mi sta a salire tutto. Alessandro Mazza ci chiede: quanto tempo possiamo avere per registrare, editare e tutti i cazzi che servono per tutti caricare poi un video su YouTube? Siamo dei piccoli, ci ha detto. Sì. Oddio che schifo. Mamma mia. Brutto, eh? Mamma mia. Sì. C'ho troppi capelli. Comunque, per registrare, editare e tutto quanto, beh. Parecchio, raga. Sì, tanto. Soprattutto perché se porti due video... Mi sono venuto a capire. Se porti due video al giorno, cioè, fai un lavoro... Così. Doppio il tempo di registrazione. Se fa un culo così, ma non guarda le mani, guarda i bracci. Come direbbe Massimo Bordi. Comunque, no, sì, se fa un culo così, perché, cioè, culo così non è che ci lamentiamo, perché vogliamo farlo noi, cioè nessuno ce lo obbliga. Ci piace farlo, però comunque è stancante. Ma no proprio a livello fisico, a livello mentale, perché esci dalla giornata che stai fuso, cioè non connetti. Più cazzo, dopo che finisci di fare tutti i video, dici che cazzo devo fare? Cioè tu... Cioè hai la confusione in testa e dici... Capisci un cazzo. Ma magari adesso ho dimenticato di fare qualcosa. Sì, vabbè, comunque, in macchina è premix. Comunque sì, cioè, serve parecchio per fare i video, perché praticamente quasi tutto il giorno. Poi calcola che noi abbiamo anche un lavoro. E poi abbiamo anche una vita. Quindi è difficile conciliare tutto quanto. A volte infatti non ci si riesce. E bisogna levare qualcosa a qualcosa. Federico Rodo ci chiede: No, il cappello, ho detto tutto il video. Ho capito, però te non te lo metti il cappello. Te lo metti tipo con il ciuffetto che te esce fuori. Un momento così, aspetta. C'è un Pikachu. Mamma mia, lascia perdere. Mamma mia. Se devi farci netta, falla bene. Eccolo. Ehi, Misty. Perché Misty? Perché tu sei una checca. Ehi, Misty. C'è un Pikachu. Ya fai. Scelgo te. La pallina rimane là. Rimane là. Niente, e Federico Rodo ci chiede di farci selfie ambigui. Ahaha, bella rega, cuoricino. Oh, hai rotto il cazzo. Ma pure l'entarcesso mi devi fare video. E dai, registriamo dopo, levati. Oh, te ne vuoi andare, sto a cagà. Amore, selfie. Ma vaffanculo. Dei selfie merda, levati. Michael Tom Pedrini ci chiede: come abbiamo passato questo capodanno? Benissimo. Se avete visto la foto sulla pagina, io avevo la panna in testa. Se avete visto quella, se avete visto Instagram. Comunque adesso, carrellata di immagini. Bam bam. You spin my head right round. Allora, Beatrice Fighetto ci chiede: sappiamo già che di due è meno brava a scuola. E però dipende, perché non è detto che... Cioè, perché lui è stato bocciato due volte. Io però sono uscito con meno di lui a maturità. Quindi oddio, chi era più bravo?
il suo cappello. Quindi non sappiamo chi era più bravo veramente. Comunque, secondo me, io. E stavamo dicendo, sappiamo già che era più meno brava a scuola, cioè te. Sì. E adesso ci dice di farci una carrellata di selfie. Ho unito le ultime due domande. Cioè. Ci chiede chi è dei due più suonato. E lui, con grande sorpresa mia, perché me l'ha detto poco tempo fa, si è scaricato SingStar sulla PlayStation, perché è gratuito. Non sappiamo ancora se, non so ancora se funziona, però dice che si può fare solo con le, si può fa. Porca troia! Si può fare anche solo con l'iPhone. Comunque lui è stonato, avete sentito dall'acuto che appena. Sì, era una prova. E potete farlo soltanto con l'iPhone. Anche solo con l'iPhone potete cantare. Quindi proveremo a vedere se funziona sto SingStar. E se arriviamo tipo a 5000 like su questo pack. Famo SingStar. Ed è brutto. E però non sappiamo come sarà col copyright, però ok. No, perché ci frega, non monetizziamo il video. È fatta apposta SingStar. Ok, scialla. Quindi monetizziamo il video. Monetizziamo il video. Tanto cash. Scialla comunque. Il telefono squilla. E il telefono squilla, ma è scialla. Questa era semplicemente diretti per sì. Questo era un borgheggio. Questo è un borgheggio. Mentre il suo era un assaggio di quello che sarà il video. Quindi 5000 like e facciamo il video su SingStar. E niente. Comunque questo fuck è finito. Il fuck è finito. Io mo me li prendo. Cioè, quello è il capo dello sgravoni proprio. Cioè, il capo di sgravoni. Non hai capito loro. Cioè, Erpips. Comunque, stamattina. Ragazzi, se questo pack vi è piaciuto, lasciamo come detto 5000 like e anche il video di SingStar. Yes. E ricordiamo che. Niente. Che ricordiamo che in descrizione c'è la pagina Facebook. Siamo da poco arrivati ai 5000 like sulla pagina Facebook, quindi passateci e fateci arrivare a 10000. E c'è anche Instagram. Easy. E c'è tutto, c'è tutto. C'è sta tutto, profili personali. Tutti i cazzo dei mazzi. Tutti i cazzo dei giorni. Agab. Ciao. Bella. Bella. Yeah.